Amici, benvenuti a Domenica To, una domenica calda di fine estate. Forse sono anche finiti però i sogni di gloria del Torino dopo una settimana tremenda. Prima l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Empoli, oggi un'altra sconfitta casalinga contro la Lazio, con il Torino che non è più capolista ed è anche sorpassato dalla Juventus. Dunque, una domenica negativa. Fino alle 6 analizzeremo cosa è successo oggi e cosa sta succedendo al Torino. In settimana si parlava, salutate la capolista, una settimana d'addio andava sui social. In realtà la settimana è stata molto molto negativa, ma ne parliamo oggi con tanti ospiti in studio e collegati. Inizio allora salutando al mio fianco la bellissima Joanè Seviglia. Ciao Joanè, Ciao Ale. grazie di essere con noi. Poi ricordiamo anche le tue Grazie. pagine Instagram dove ti possono vedere da casa, un po' delusa da questa sconfitta. Un pochino, in verità un pochino, però andiamo avanti. Vedo che anche l'ama sobrio è delusissima da questo pomeriggio. Eh sì, Alessandro, un po' di delusione, è finito appunto l'entusiasmo da questo toro capolista, è finita un po' l'euforia da primo posto, quindi vediamo un po' come andranno le prossime partite. Niente, io direi di presentare subito gli ospiti di Sì. oggi, iniziando da Renato Tubera, esperto di calcio internazionale. Buongiorno amici, amiche. Bentornato, proprio non ci dava, grazie, Grazie, grazie Nato. grazie L'avvocato Pierluigi Marengo, ex presidente del Toro. Bentornato anche a me. Grande abbraccio a tutti. Grazie dell'invito. E abbiamo, scusate, Daniele Daniele Casella. Casella, sì, no, sei il cavo, broker Sport manager, sì. internazionale Ciao, ed grazie. esperto di Benvenuti. football. Poi avremo in collegamento tra gli altri Massimo De Marzi, giornalista di Torino Oggi, Ivana Crocifisso, direttore da Punto.it, Alessandro Mugliai, giornalista che segue da vicino le vicende granate, e poi anche Mista Campanti, con cui commenteremo anche dal punto di vista tattico questa sconfitta e questa giornata. E poi ci collegheremo anche col Palasport, perché oggi inizia il campionato di basket Torino e avremo Andrea Piva, Fabio Milano e anche l'assistente allenatore Iacozza, che è un grande tifoso del Torino, per dare anche il bocca al lupo a basket Torino.